che permetteva così di controllare l'avanzamento delle braccia. Un altro studioso che fa riferimento all'uso del calore nella creazione dell'opera è Augustin Cremer, che cita appunto l'uso del fuoco volto ad essiccare il blocco di legno appena sbozzato prima di scolpirlo, per evitare eventuali fessurazioni del materiale che avvenivano poi in seguito. La seconda traduzione legata sempre al processo di fabbricazione è quella di somiglianza, che fa riferimento ad un aspetto più che altro simbolico del processo di fabbricazione. Questo processo, all'interno dell'area linguistica Kara, era definito con il termine locale Tetak, che significa letteralmente il sezionamento e la ricucitura della pelle. Questo concetto di pelle emerge chiaramente da qualsiasi scultura malaga ed è inteso, si intende con pelle lo strato che ricopriva interamente l'opera, lo strato di pitto che ricopriva interamente l'opera. L'importanza di questo concetto è sostenuta anche da Küchler, quando dice che la scultura non allude solamente all'idea di pelle, ma è pelle, e in questo modo è come una persona capace di agire come sostituto del corpo mortale. Viene dunque qui introdotta un altro concetto, il concetto di corpo mortale, che mi permette di passare all'illustrazione della prima circostanza che vedeva in atto appunto il rito Malanga. La prima circostanza è data appunto dal ciclo funerario, che vedete qui schematizzato nella slide. Il ciclo funerario si componeva di due parti, strettamente connesse una all'altra, ma anche nettamente divise. La prima parte era data dal funerale, che aveva carattere individuale e era indetto in occasione della morte di un singolo individuo e aveva come oggetto il cadavere stesso. Il funerale si componeva di tre parti: la veglia funebre, che era caratterizzata solitamente dai lamenti delle donne attorno al cadavere, il trattamento del cadavere, le cui modalità variavano da zona a zona. Le tre più diffuse erano l'inumazione, la cremazione e l'immersione in mare. Dopodiché si aveva il periodo di lutto, che era caratterizzato da diversi divieti e che coinvolgeva la famiglia allargata del defunto. Questi divieti potevano essere, per esempio, il fatto di poter coltivare i giardini, il fatto di non potersi radere la barba, di non potersi tagliare i capelli, di non potersi lavare. Tutti questi divieti venivano poi rimossi in occasione di un lautobanchetto che sanciva il termine della prima parte del ciclo funerario. Due sono gli elementi di cesura che, diciamo, appunto furono la cesura tra la prima e la seconda parte del rito. Se infatti la prima parte ha un carattere individuale, il rito Malangan ha invece un carattere collettivo e ha valore sociale. Infatti non ruota attorno ad un solo individuo, ma vuole commemorare tutti i defunti morti dopo l'organizzazione dell'ultimo rito. Effettivamente questo ciclo funerario era comunque un ciclo molto complesso, che durava anche molto nel tempo, e dunque il rito Malangan, diciamo che aveva una valenza ciclica e non se ne verificava più di uno all'anno. Di conseguenza tutti i defunti morti all'interno di un clan durante l'anno venivano commemorati con quel rito Malangan. Se l'oggetto del funerale è il cadavere, l'oggetto del rito Malangan è invece la scultura. Si può parlare di una scultura singola come anche di più sculture, dipendeva anche dal numero degli individui che erano morti durante l'anno. Il rito Malangan si componeva anch'esso di tre fasi, che sono strettamente correlate a quelle del funerale, per una questione di tempistica. La prima parte era la fabbricazione dell'opera, che poteva durare anche 6 mesi, ed era la parte del rito più lunga, più estesa. La seconda parte era data invece dalla rivelazione e l'esposizione al pubblico dell'opera, diciamo che era il momento culminante del rito e che vedeva, nel caso di una scultura con patenze antropomorfe, l'opera viva come ricettacolo dell'anima del defunto, che invece era contenuta nel cadavere in occasione del funerale. Infine, l'opera, dopo questi 3 giorni, un periodo quindi molto breve di esposizione dell'opera, veniva lasciata al degrado nella foresta. Parliamo ora della corrispondenza tra la prima e la seconda parte del ciclo funerario, che è visibile chiaramente anche all'interno delle sculture
Flanagan. In questo caso, specialmente, mi riferisco specialmente alle sculture Flanagan con patesi antropomorfe. Entrambe le fotografie mostrano infatti l'esposizione di un'entità. Sulla sinistra abbiamo l'esposizione del cadavere, che avveniva appunto durante la seconda fase del funerale, prima del trattamento del defunto. Il cadavere veniva infatti esposto su un sedile cerimoniale in legno, che veniva appositamente costruito dagli uomini, per soli 3 giorni, dopodiché veniva appunto o inumato o cremato o immerso al mare, e si aveva dunque la liberazione dell'anima dall'involucro, dal corpo materico. Sulla destra avete invece l'immagine di una scultura Flanagan con fattezze antropomorfe, che anch'essa veniva esposta, in questo caso durante il rito Flanagan, che come abbiamo visto costituisce la seconda parte del ciclo funerario, veniva esposta anch'essa per soli 3 giorni, dopodiché veniva abbandonata al degrado. La scultura Flanagan si può dunque dire che prende il posto del cadavere all'interno della seconda parte del ciclo funerario ed è dunque vista come una sorta di effigie funeraria con un'accezione però un po' più ampia, ossia non è il ritratto di un individuo nello specifico, ma racchiude in sé l'idea di spirito, di immagine e di ritratto, essendo dunque una cosa più ampia, così da poter rappresentare i defunti in generale, morti appunto durante l'anno e non un personaggio ben preciso. Molti sono i parallelismi diretti, visibili concretamente sull'opera, che rimandano da uno all'altro. Per esempio nell'opera vedete le orecchie sono prolungate in altezza da 2 aste che possono essere dentellate o lisce. Questo prolungamento in altezza fa riferimento alle tavole lignee che venivano poste sui 2 lati del viso del cadavere per poter mantenere la testa al suo posto durante l'esposizione. Un secondo elemento è dato dalle aste in legno che vedete nella figura. Ne vedete una frontale che collega i piedi con il mento e 2 laterali dentellate che collegano sempre la base della scultura con i gomiti. Queste aste, chiamate localmente Veivem, riprendevano le lance utilizzate per sostenere il corpo del defunto. Essendo appunto un cadavere, si trattava di un peso morto che doveva essere sostenuto. Un terzo elemento che crea appunto il parallelismo è la diffusione del colore rosso sulla scultura, che fa riferimento allo strato di ocra che era utilizzato per ricoprire interamente il cadavere prima di esporlo sul sedile funerario. Un quarto esempio, qui non visibile, è la presenza a volte alla base della scultura con fattezze antropomorfe di un fiore. Questo fiore farebbe riferimento alle foglie utilizzate per avvolgere in alcuni casi il cadavere prima di essere inumato o cremato. Per capire a fondo i Flanagan non si può prescindere dall'illustrare la struttura sociale del popolo neerlandese, in quanto quest'ultima detta legge e distribuisce i compiti all'interno del rito. Un individuo che nasce entra a far parte di 3 gruppi, un gruppo in base al sesso, quindi maschile o femminile che sia, e questo gruppo agisce come un'unità all'interno del rito. Molti sono gli esempi che si possono fare, ne cito alcuni. Nell'ambito per esempio delle innumerevoli danze che scandivano il rito, donne e uomini danzavano sempre separatamente e molto spesso in zone lontane e ben distinte una dall'altra. Le donne e i non iniziati non potevano assistere alla fabbricazione dell'opera e originariamente non potevano neanche assistere alla sua esposizione e rivelazione. Essi partecipavano quindi solo in modo marginale, vedevano solo le danze che erano correlate al rito. La contrapposizione però più forte tra questi 2 gruppi, ossia quello femminile e quello maschile, che agivano come unità, è visibile nell'ambito dei riti di iniziazione, che come vedremo costituiscono la seconda delle 2 circostanze che implicavano l'organizzazione del rito Flanagan. All'interno infatti dei riti iniziatici, le madri degli inizianti, prima che questi ultimi varcassero il recinto cerimoniale all'interno del quale venivano circoncisi, inscenavano una lotta contro gli uomini per poi riconciliarsi con essi durante la parte finale del rito. L'appartenenza agli altri 2 gruppi, che vedete qui rappresentati nella slide, era dettata invece dai legami di sangue.
e veniva ereditata.